Buon pomeriggio. Il laboratorio di oggi pomeriggio, cambiamo registro in meme matematici nella didattica in presenza e distanza, ha l'obiettivo di condividere con voi il mio progetto di ricerca di dottorato che sta arrivando al suo compimento e ho condotto in questi 3 anni di dottorato sotto la supervisione della professoressa Robutti che avete ascoltato in un incontro precedente. Cominciamo subito a chiarire di cosa parliamo. Questa è la definizione un po' adattata di Internet Meme che viene dall'Oxford Dictionary of English, un artefatto è creato copiando e reinterpretando un elemento d'origine, che può essere un'immagine, un video, un modo di dire, e diffondendolo nel web. Prima di andare avanti vorrei soffermarmi con voi su cosa vuol dire esattamente copiando e reinterpretando nel mondo dei meme. Non è un'attività semplice di copia e incolla. Quando pensiamo alla copia e alla reinterpretazione nel mondo dei meme, dobbiamo pensare a un'idea diversa di copia. Io vi ho messo questa immagine di Andy Warhol per farvi capire che è una copia in cui però l'intervento dell'autore che produce la copia è fondamentale. In realtà, quando parliamo di meme, nella definizione che abbiamo visto prima, stiamo parlando di una particolare categoria di meme, che sono i meme di Internet. Sono, come vedete dall'immagine, un sottoinsieme di una categoria più ampia creata dal biologo evoluzionista di Richard Dawkins nel 1976, per identificare ciò che è l'unità della cultura umana. Lui voleva trovare un parallelo culturale all'idea biologica di gene e ha inventato questa parola meme, proprio per stare a rappresentare l'unità di cultura che si trasmette, diciamo, per copia e reinterpretazione da una persona ad un'altra. In realtà, quello di cui ci occupiamo oggi è un sottoinsieme del sottoinsieme ed è un particolare tipo di meme che è quello che viene creato copiando e reinterpretando un'immagine conosciuta per trasmettere messaggi di diverso tipo ed è di fatto quello che tutti noi pensiamo quando pensiamo alla parola meme. Vi faccio vedere qualche esempio che ha circolato in questi ultimi mesi. Vedete un'immagine famosa, conosciuta che viene reinterpretata in un modo surreale. Questa che ha circolato nei mesi dei DPCM dell'anno scorso e questa anche che usa il registro immagine e testo per trasmettere un'escalation di sentimenti. Quello di cui mi occupo io, che ci occupiamo, di cui ci occupiamo oggi, è quindi un sottoinsieme delle image macro, quindi i meme matematici intesi come delle interpretazioni matematiche di immagini. Il quadro teorico che ho utilizzato per analizzare questi oggetti è stato prima di tutto improntato al fatto di osservare questi oggetti come oggetti di confine tra quella che è la vita dei ragazzi nei social media e condivisi, e la matematica scolastica. Quindi la teoria che è stata necessaria per capire qualche cosa di questi oggetti è a cavallo tra la letteratura che si occupa di cultura digitale e scienze cognitive e la ricerca in didattica e matematica, nel senso proprio del termine. Facciamoci quindi una serie di domande che sono i punti che affronteremo oggi pomeriggio. Cosa sono i meme matematici? Come sono costruiti, perché e come possiamo usarli in classe, e poi avremo una parte vera e propria di laboratorio. Alla prima domanda rispondo con una provocazione. Sappiamo veramente che cosa sono i meme matematici? Guardiamo queste due immagini e vi chiedo di riflettere un attimo per pensare quale di questi, secondo voi, è un meme matematico. Per rispondere a questa domanda riprendiamo
quello che è la definizione di meme, che viene creato copiando e reinterpretando un'immagine conosciuta per trasmettere messaggi. E se guardiamo questa definizione, quello di sinistra è un meme, perché questa è un'immagine di opera che è stata utilizzata per creare, per trasmettere messaggi di vario tipo, reinterpretandola, mentre quello di destra non è un meme, è una vignetta, ha anche la firma della persona che l'ha creata. Può essere condivisa con il sistema di copia e incolla, quindi io posso condividerla con qualcuno se mi piace, ma nel condividerla non la reinterpreto. Il secondo passaggio è mette col termine matematico. E col termine matematico noi consideriamo una rappresentazione che può essere verbale, pittorico, simbolica, la cui decodifica chiama in causa delle conoscenze matematiche. Allora, se pensiamo a questa seconda parte del termine, dobbiamo accettare il fatto che quello di sinistra è un meme, ma non mobilita delle vere e proprie conoscenze matematiche, mentre quello di destra non è un meme, perché è una vignetta che viene semplicemente copiata così come senza reinterpretazione, ma mobilita delle conoscenze matematiche. Quindi la risposta è nessuno di questi due, è un meme matematico nel senso che vogliamo cercare di. Un meme matematico è un meme la cui decodifica richiede delle conoscenze matematiche. Facciamo qualche esempio. E parto da questo che è un vecchissimo cartone animato del 67 che è diventato, tramite la copia e la reinterpretazione, un'immagine memetica famosa. Le immagini memetiche famose hanno anche dei nomi che vengono riconosciuti socialmente e questa immagine si chiama Spider-Man Pointing Spider. Nel mondo dei meme, questa immagine ha un significato metaforico molto preciso. Serve a descrivere situazioni in cui due elementi simili si incontrano. E adesso vediamo come questo significato metaforico può diventare il supporto per trasmettere un messaggio matematico. Vi faccio vedere un primo esempio in cui vedete i due oggetti che sono sovrapposti ai due Spider-Man e quindi che metaforicamente si stanno incontrando e stanno riconoscendo di essere imparentati, sono due pezzi di una possibile dimostrazione del teorema di. Un secondo esempio viene da una sperimentazione in classe fatta da una ragazzina che voleva spiegare il significato di elevamento potenza. Un terzo esempio, in cui vedete due frazioni che sappiamo essere equivalenti. Un esempio un po' più raffinato, qua siamo nell'ambito della goniometria, abbiamo bisogno anche un'immagine di sovrapposta. Vedete che qua l'idea di essere copiato e reinterpretato significa anche, posso aggiungere qualche cosa che mi aiuta a capire qual è il messaggio veicolato dal meme. Qua siamo nell'ambito dell'analisi, questo è un meme preso da un gruppo di condivisione di meme matematici che ha avuto moltissimo successo. E un'ultima versione in cui vedete che il significato matematico diventa molto raffinato. E per trasmetterlo io qua ho bisogno non solo di usare il valore metaforico dei due Spider-Man, ma di manipolare, di reinterpretare, modificare in modo sostanziale l'immagine per aggiungere un pezzetto del significato. Come sono costruiti? Dopo aver visto questi esempi, ci siamo chiesti di quali informazioni abbiamo bisogno effettivamente per decodificare il messaggio di un. A questa domanda abbiamo dato una prima risposta, identificando quelli che sono i tre livelli di significato di un meme. Abbiamo quindi scomposto il nostro oggetto in tre parti. Un primo livello, che abbiamo chiamato livello social, ed è legato al riconoscimento dell'immagine e delle convenzioni condivise legate a questa immagine. Nel caso di Spider-Man, il significato metaforico che ha questa immagine nel mondo social. Il secondo livello è un livello strutturale
ed è legato al fatto che il meme ha un'estetica riconoscibile, il carattere del testo, la posizione del testo, non sono totalmente libere, ma rientrano in certe regole. Nel nostro caso, per esempio, il testo deve essere posizionato esattamente su ciascuno dei due Spider-Man. Il terzo livello è un livello specializzato e questo viene veicolato da immagini, simboli, testo che si riferiscono a uno specifico argomento, nel nostro caso a un argomento matematico. Visto che questi tre livelli li abbiamo costruiti giocando sulla lettera S, abbiamo chiamato questo costrutto dei livelli di significato il costrutto della tripla S. Quindi possiamo raffinare la definizione che abbiamo dato prima. Non è solo un meme la cui decodifica richiede conoscenza matematica, ma è un meme il cui significato specializzato coinvolge argomenti di matematica. Riguardiamo quindi i nostri esempi alla luce di questa definizione. Qua abbiamo un significato specializzato sul teorema di Pitagora, qui un significato specializzato sulle potenze, sulla razionalizzazione, sulle funzioni goniometriche, sulle derivate e sulle approssimazioni lineari. I tre livelli di significato, abbiamo scoperto nelle nostre sperimentazioni, interagiscono abbastanza tra di loro. Io ve li ho fatti vedere nella mia stratificazione in modo sequenziale, come se prima venisse l'elemento social, poi il significato strutturale e infine il significato specializzato. In realtà è molto più fluida la cosa. Ci siamo accorti che i ragazzi riconoscono prima un significato social di un significato specializzato e magari si muovono da uno all'altro in un verso differente rispetto a quello in cui fa una persona che ha invece una conoscenza matematica più forte. Per quello io ho messo in questa slide delle frecce che vanno in tutti i versi. Quello che è importante è che per capire il meme io devo possedere tutti e tre i livelli di significato. Se mi manca qualche pezzetto, non riesco a ricostruire quello che abbiamo chiamato il significato globale del meme, quindi il messaggio che il meme veicola. Facciamo qualche altro esempio. Questa è un'altra base memetica abbastanza famosa, i nomi delle basi memetiche li vedete scritti in alto a sinistra. Il suo significato sociale è descrivere delle situazioni in cui si dimentica tipicamente qualcosa e qua vediamo la mamma che rappresenta in persona l'area del triangolo, traccia la bambina a base per altezza e dimentica il fatto 2, che è una tipica misconcezione, un tipico errore che i ragazzi fanno quando devono calcolare l'area del triangolo. Un'altra possibilità, quest'altra che è un'altra base memetica molto famosa, qua la situazione è descrivere situazioni in cui due elementi, che sono i due elementi che si trovano nella parte alta dell'immagine, sono visti come uguali da parte di qualcheduno. E qui di nuovo stiamo parlando di un errore classico del calcolo letterale, confondere la somma con il prodotto, e quindi lo studente che, come dice la didascalia, considera the same picture, cioè considera indistinguibili le due espressioni x più x e x al quadrato. Dal punto di vista strutturale, questo meme si chiama exploitable perché il testo va inserito esattamente nelle due parti superiori, non può essere messo casualmente sull'immagine. Terzo esempio, Bill Gates, Giant Ping Pong Paddle. Lo dice il titolo stesso, qua stiamo parlando di descrivere situazioni in cui si usa uno strumento troppo potente. Qua il testo viene messo nella parte alta e ovviamente qui stiamo parlando del fatto che l'equazione quadratica che è rappresentata si può risolvere più facilmente per fattorizzazione senza scomodare la formula risolutiva. Un altro esempio, questo meme è stato creato da una ragazza durante una delle nostre sperimentazioni e ovviamente l'immagine memetica che fa da sfondo descrive delle situazioni in cui stai aspettando qualcosa che è destinato a non arrivare mai. La struttura è
top text e bottom text, perché il testo viene ripartito in due parti, sopra e sotto. E qui stiamo parlando di sistemi lineari. Se guardate bene, la ragazza che ha creato questo meme ha creato un sistema lineare con due rette parallele e quindi in una situazione in cui aspettare di trovare la soluzione ti fa fare la fine di questo povero scheletro. Un ultimo esempio, anche questo è un format molto popolare, si chiama Drake Posting ed è un meme a pannelli fatto quindi di due strisce. Nella parte superiore si rappresenta qualche cosa che non è apprezzato e viene messo a confronto con qualcosa di più adeguato nella parte sotto. E qua il tema è la potenza del binomio, il triangolo di la terza domanda è perché dovremmo sul perché dovremmo, vi faccio vedere questa mappa che è stata creata all'albori del web 2.0, all'inizio degli anni 2000, da O'Reilly, che è uno dei papà del termine 2.0. In quel momento, dal punto di vista tecnologico, stava succedendo qualcosa, cioè le interfacce dei siti web si stavano semplificando grazie alla produzione, all'identificazione di nuovi sistemi di programmazione e che permettevano agli utenti finali di produrre dei contenuti per il web. Per cui postare qualcosa sul web a partire da quegli anni non è più diventato appannaggio di chi sapeva programmare una pagina HTML, ma era qualcosa che era alla portata di tutti. Questo ha portato a una rivoluzione nel modo con cui il web veniva concepito. E questo è il passaggio dal web 1.0 al web 2.0. Uno degli elementi caratteristici del web 2.0, questa immagine non è molto a fuoco, mi rendo conto, ma è praticamente introvabile nel web e questa è la versione con la massima risoluzione che sono riuscita a trovare. I punti chiave di questo web 2.0 che mettono le fondamenta di quello che chiamiamo cultura digitale sono l'architettura della partecipazione, l'intelligenza collettiva, la capacità di giocare con la propria conoscenza e la right to remix, cioè il diritto di copiare e reinterpretare tutto ciò che viene trasmesso e condiviso. Quindi, quando parliamo di cultura digitale e stiamo parlando della cultura in cui i nostri studenti sono nati, non conoscono altro modo di stare in rete. Non stiamo parlando semplicemente di un'abilità tecnica, di usare un programma, usare un oggetto tecnologico, un videogioco o mandare una mail. Stiamo parlando di un modo diverso di fatto diviso sul web. In quest'ottica, i nostri studenti, che come vedete, da quest'immagine, questi sono dei dati USA, però non sono troppo distanti dalla nostra esperienza quotidiana. I nostri studenti che sono costantemente online, guardate il dato numerico sulla destra, siamo passati dal 2014-2015 da un 24% di adolescenti che erano online almost constantly a un 45% del 2018, quindi abbiamo raddoppiato e sommando la percentuale di ragazzi che sono online costantemente a quelli che sono online qualche volta al giorno, arriviamo a quasi un 90%. Quindi i nostri studenti vivono completamente immersi in questa cultura digitale in cui l'intelligenza collettiva, il gioco, il diritto di remix sono le parole chiave. In questa ottica, noi dobbiamo pensare di preparare i nostri studenti non solo dal punto di vista del contenuto, ma anche dal punto di vista della capacità di affrontare
una realtà lavorativa che è totalmente in evoluzione e le cui richieste specifiche noi forse non siamo nemmeno in grado di prevedere. E quindi dobbiamo cercare di dare a loro sicuramente le conoscenze di base, ma anche la capacità di utilizzare in modo creativo queste conoscenze, the right to remix le loro conoscenze, in modo da essere pronti a farne un uso anche diverso e inatteso. E qua è Andrea Schleicher, ricercatore nel campo dell'educazione, coordinatore PISA, che ci fa presente che questo è uno dei punti chiave per la didattica del XXI secolo nel documento di apertura dell'Ocse PISA del 2030. In questo panorama, i meme non hanno un ruolo così marginale, solo per far ridere. Sono forse uno degli oggetti digitali più diffusi e più conosciuti dai nostri studenti e nella cultura digitale in generale, perché rappresentano in modo molto semplice e immediato questi elementi chiave della cultura del web 2.0 che vi ho mostrato prima. Sono un modo per giocare, per far valere il proprio diritto al remix, e sono anche un modo, vedremo, per harness the collective intelligence. Nella slide che vi sto mostrando adesso, vedo raggio delle presenze dell'hashtag memes su Instagram, che ho tenuto io in questi anni di ricerca, in ordinata il valore è in milioni. E siamo passati dai 50 milioni dell'agosto 2018, quando ho fatto la prima visualizzazione, ai 170-180 milioni dell'ultimo monitoraggio fatto all'inizio di febbraio. Questo ovviamente stiamo parlando non solo di meme matematici, stiamo parlando di meme in generale, quindi di qualunque tipo di oggetto che viene caricato su Instagram con l'hashtag meme, ma questo ci dà comunque un'idea di quanto questo modo di comunicare sia utilizzato e sia rappresentativo nella cultura dei ragazzi. E la cosa interessante è che in questo panorama disegnato dalla cultura digitale, in cui il diritto di gioco, diciamo, approfittare dell'intelligenza collettiva, di remix, hanno sfumato i confini tra quello che è la cultura scolastica e la cultura extrascolastica, ci sono state delle interessanti ibridazioni. In questa slide vedete sopra un fotogramma da una sitcom molto popolare, famosa, che si chiama The Big Bang Theory, in cui il protagonista della sitcom, Sheldon Cooper, afferma che il numero 73 è il numero più bello, il numero intero più bello di tutti, per una serie di proprietà numeriche che lui enuncia. Queste proprietà numeriche non corrispondono al momento a nessun teorema validato, ma sono così una arguzia che gli estensori dello script della sitcom hanno trovato che questo personaggio strano, e quindi gli hanno fatto dire una cosa strana. Se non che dei matematici che hanno visto questa sitcom hanno pensato di provare a dimostrare queste affermazioni e sono riusciti a completare la dimostrazione e hanno pubblicato la dimostrazione di questa, che è diventata la congettura di Sheldon, in un vero e proprio articolo di teoria dei numeri. Quindi il confine tra ciò che è divertimento, gioco e semplicemente passatempo e ciò che è una vera scoperta matematica, in questo caso diventa davvero molto molto sfumato. Quindi possiamo pensare di fare anche il viceversa, di poter prendere l'enunciato del teorema di Pitagora in un libro di testo e trasformarlo in qualche cosa che è più giocoso, ma che comunque mantiene il suo contenuto matematico.
di gruppi matematici, di meme matematici, ce ne sono nei principali social media. Quelli che vedete qua sono tra i più popolari, nei tre social media più popolari che condividono meme, a sinistra Reddit, al centro Instagram e a destra Facebook. E la cosa interessante è che all'interno di questi gruppi i meme non vengono solo condivisi, ma vengono anche commentati. E vengono commentati come vi mostro in questa slide. Allora, in questa slide vediamo a sinistra un esempio di una reinterpretazione nel nostro amico Spider-Man. In questo caso, la reinterpretazione ha moltiplicato i due Spider-Man, che sono diventati quattro, perché il messaggio che voleva passare il creatore di questo meme è l'equivalenza non solo tra due espressioni, ma tra quattro espressioni, che sono quelle che vedete sovrapposte ai vari Spider-Man. A destra invece vedete un estratto dai commenti che sono comparsi nel gruppo Facebook in cui questo oggetto è stato condiviso sotto l'oggetto stesso, molto velocemente. Vedete che la prima persona posta una dimostrazione della equivalenza tra l'espressione con il radicale continuo e l'espressione con 1 più radice di 5 fratto 2. E in cascata altri commentatori riconoscono che si tratta della sezione aurea. Il commentatore C4 dice: mi sono fatto aiutare dalle persone vicine a me per decodificare questo. Quindi parliamo di un'intelligenza collettiva, nel senso che le persone possono aiutarsi tra loro nei commenti, possono, come vedete nel caso di C1, offrire spontaneamente delle spiegazioni a disposizione di tutti, oppure essere semplicemente ispirati da un meme matematico come questo per farsi aiutare, fare domande a persone che sono fisicamente vicine. Ma questi commenti ci hanno fatto capire anche un'altra cosa, perché se noi pensiamo alla traduzione del nostro meme con i nostri Spider-Man in una catena di uguaglianze, come in questo caso, ci accorgiamo che quella che c'è lì sopra è una dimostrazione di uno specifico step di questa catena. E quindi quello che abbiamo capito è che le persone che lavorano, che vedono questo meme, che ci lavorano sopra, che scambiano questo meme, che commentano questo meme, interesse un enunciato matematico. A questo punto possiamo raffinare ulteriormente la definizione di meme matematico. Non è solo un meme il cui significato specializzato coinvolge argomenti di matematica, ma è un enunciato matematico espresso in un nuovo linguaggio, che combina degli elementi social con degli elementi matematici. Possiamo riguardare i nostri esempi alla luce di questa ultima definizione. Nel primo esempio vedete che ci sono i due Spider-Man con le due rappresentazioni dei pezzetti della dimostrazione, e se guardate bene c'è anche la identificazione su chi sono A, B e C nelle due rappresentazioni. Quindi possiamo dire che il primo meme è la rappresentazione memetica dell'enunciato: se A e B sono i cacchetti di un triangolo rettangolo di ipotenusa C, allora 2 più B2 è uguale a C2. E così via. Il secondo è la rappresentazione della definizione di potenza, il terzo è la rappresentazione dell'equivalenza tra le due frazioni, il quarto ci dice che il coseno di alfa è uguale al seno di pi mezzi meno alfa, e se guardate la relazione tra i due angoli è data esattamente dall'immagine che c'è sotto, cioè il fatto che uno dei due angoli, i due angoli siano a differenza di pi mezzi. Il quinto meme ci dice semplicemente che la derivata dell'esponenziale è uguale a base naturale, uguale all'esponenziale stesso, e l'ultimo ci dice che seno di teta è uguale a teta a patto che
teta sia sufficientemente piccolo, cioè ci dice che seno di teta è uguale a teta più piccolo di teta per teta in un intorno opportuno di zero. A questo punto, sapendo che i meme sono delle rappresentazioni di enunciati matematici, abbiamo immaginato delle possibili attività per gli studenti. Gli studenti possono, diciamo, essere coinvolti essenzialmente in tre tipi di attività che vedete nella prima colonna: un'attività di ricerca in rete, un'attività di creazione e un'attività di discussione. Questa attività prevede ovviamente l'identificazione dei significati parziali o, nel caso della creazione, l'esplicitazione di questi significati, e se invece l'attività è un'attività di discussione, potete fare sia l'identificazione che l'esplicitazione. Se vogliamo andare su un approfondimento, quindi un approfondimento del significato matematico, possiamo chiedere agli studenti di tradurre l'enunciato dal registro memetico al registro matematico, di determinare il valore, di discutere a questo punto collettivamente su questo meme come enunciato matematico. Quindi i possibili usi didattici sono, se pensiamo di affrontare un'attività di questo tipo, ovviamente su un argomento matematico che è già stato svolto in classe tradizionalmente, possono servire per fare riflettere, per spingere gli studenti ad argomentare, a dimostrare, a discutere. I meme che coinvolgono errori classici favoriscono la metacognizione, in generale la sistematizzazione delle conoscenze, e per i docenti possono essere un'occasione per una valutazione formativa. Come possiamo fare l'approfondimento? Se lo creano gli studenti, possiamo chiedere loro di creare qualcosa in più oltre al meme, che può essere un video in cui possono dimostrare l'enunciato matematico, una rappresentazione interattiva fatta con GeoGebra in cui rappresentano il medesimo enunciato in una forma diversa. Noi abbiamo provato entrambe le cose, ed entrambe le cose sono state molto interessanti e hanno aiutato a far emergere anche cose interessanti nella discussione di classe successiva. Se lo creano i docenti, allora il meme può essere assegnato agli studenti in una scheda in cui si chiede agli studenti di sviscerare il significato matematico o di tradurre, esprimere l'enunciato corrispondente ed eventualmente dimostrarlo in una versione mimetica del gioco semiotico di Arzarello. La cosa importante è che nel portare questi oggetti, che sono degli oggetti social tipici di questa cultura partecipativa del Web 2.0 di cui vi ho parlato prima, dobbiamo cercare di conservare quest'anima social, quindi di non trasformarli in un esercizio di matematica, appunto, e basta. E questo può essere fatto cercando di trovare i modi di condividere questi oggetti il più possibile. Vi faccio vedere due esempi di modalità di condivisione: a destra sono stati condivisi usando Padlet, a sinistra sono stati condivisi stampando tutte le produzioni degli studenti su un poster. Vedete, i ragazzi in questo caso hanno dei dispositivi mobili con cui stanno inquadrando i meme nel poster, perché al meme era stato abbinato il video esplicativo con un sistema di realtà aumentata, però questo è qualcosa veramente in più. La cosa importante è che ci sia questo livello di condivisione, e se si fa con Padlet è l'ideale, perché dà la possibilità anche di mettere i like, che sono un elemento molto importante per i ragazzi vedere una loro creazione, una parte di sé, e quindi loro si aspettano un riconoscimento, non in termini magari di voto, ma in termini di like, ed è un riconoscimento all'interno del gruppo classe, non solo da parte dell'insegnante. Quindi le attività sperimentali con cui abbiamo lavorato fino ad ora hanno avuto tutti come
Obiettivo didattico, la sistematizzazione di conoscenze già acquisite. Abbiamo usato dei dispositivi in rete, in alcuni casi anche delle fotocopie, quando non c'era la possibilità di accedere a dispositivi in rete. E l'attività è stata, divisa essenzialmente in due parti. Una parte è dedicata alla creazione e all'approfondimento. Tutto può essere fatto in presenza, a distanza o anche come compito a casa. Nella parte di creazione, viene chiesto agli studenti di creare un meme matematico. L'attività può essere fatta singola, a coppie, e con i device collegati in rete da casa, e il meme prodotto viene condiviso in questo spazio digitale, tipo Padlet. L'approfondimento può essere realizzato chiedendo di produrre un video, un testo scritto, una presentazione PowerPoint, un Applet GeoGebra. Di solito ci vuole almeno un'ora circa per ogni approfondimento, quindi se è un'attività in cui si chiede di creare il meme e il video, è un'attività di creazione per cui bisogna pensare di dedicare almeno un paio d'ore. A queste due attività, in cui i prodotti vengono condivisi nello spazio digitale, segue, non immediatamente, ma magari nella lezione successiva, un'attività di discussione, in cui i meme vengono guardati, discussi ed eventualmente vengono discussi e commentati dei meme creati dal docente. Condivido con voi a questo punto qualche opinione, qualche feedback da parte dei docenti. Questi sono feedback dei docenti che ho ricevuto dopo degli esperimenti con i meme fatti durante il periodo di didattica a distanza in aprile dell'anno scorso. I docenti hanno dato dei feedback molto positivi dicendo che gli studenti si sono sentiti coinvolti e capaci, e anche chi è più in difficoltà può trovare una soddisfazione. Perché i meme li hanno aiutati ad avvicinarsi in modo meno ansiogeno e anche a constatare autonomamente il loro reale livello di preparazione. Perché non significa creare un meme, non significa semplicemente ricordarsi a memoria una regola, ma saperla tradurre da un linguaggio ad un altro. E questo è quello che ci ha detto anche uno degli studenti che ha partecipato alle nostre sperimentazioni. Ha detto, testualmente, i paroni dei libri uno se li appiccica, un enunciato, una regola. E ha fatto proprio il gesto, me li appiccico, li metto in testa e poi me li dimentico, mentre per fare un meme ci ha detto devi aver capito però nel tuo linguaggio. Quindi questa operazione di traduzione dal linguaggio matematico al linguaggio memetico facilita l'assimilazione del concetto. L'altra cosa che è piaciuta molto agli studenti è il fatto che le attività che abbiamo proposto loro erano attività in cui loro hanno dovuto creare qualche cosa e hanno dovuto creare qualche cosa nel loro linguaggio, che è un linguaggio che ha come parola chiave play, cioè giochiamo. E quindi ci hanno detto, abbiamo potuto creare un meme prendendo l'argomento matematico in giro, cosa che non mi capita mai in classe. E mi sono espresso in un modo più mio, ho potuto scherzare su questi argomenti, però ho anche imparato e capito qualcosa perché ho potuto guardare anche i meme degli altri, e qua c'è l'importanza di averli condivisi tutti in questo spazio. E poi anche il fatto che questi meme hanno un valore sociale molto forte per i ragazzi, per cui io non posso creare un meme brutto. Brutto vuol dire inadeguato sia dal punto di vista della cultura digitale, ma anche dal punto di vista del contenuto matematico, per cui ho dovuto pensare bene agli argomenti di cui dovevo parlare per essere sicuro di tradurli correttamente dal linguaggio scientifico, dal linguaggio matematico al linguaggio dei. Se volete sapere di più, vi metto il link di un sito web che non è quello che la professoressa Mammana vi ha indicato prima, è un altro che è specificatamente dedicato a questo progetto meme. In questo sito trovate spiegate più nel dettaglio tutte le articolazioni delle attività sperimentali su cui abbiamo lavorato, e trovate anche un tutorial per costruire i meme, attività di costruzione meme, però che adesso farà parte del nostro laboratorio.
Una considerazione finale. I meme sono un linguaggio che appartiene agli studenti, non ai docenti. Quindi, il modo migliore per portarli in classe è costruire attorno ai meme delle attività in cui siano gli studenti a essere protagonisti e inevitabilmente ne sapranno più di noi, perché la moda dei meme è molto 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 volatile, quindi queste immagini che vengono copiate e reinterpretate passano di moda molto velocemente e gli studenti sono molto molto più aggiornati di noi e quindi sono molto più sul pezzo nella creazione di un oggetto adeguato sia dal punto di vista della cultura matematica, si spera, e dal punto di vista della cultura. Se porto in classe qualche cosa, uno strumento nuovo, voglio sapere che cosa mi posso trovare davanti. Quindi passiamo all'ultima parte della nostra pomeriggio assieme, ed è il laboratorio di meme. Quindi proviamo a creare e quindi a condividere un meme matematico. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un'idea. E come abbiamo visto, visto che i tre significati non sono da intendersi in modo sequenziale, possiamo avere un'idea che parte perché parte da un significato social, perché una certa immagine ci ha fatto venire in mente qualche enunciato matematico, oppure posso partire dal significato specializzato, quindi posso partire da un enunciato matematico e cercare di tradurlo in di collegarlo a un supporto memetico. La seconda cosa di cui ho bisogno è un computer collegato in rete, e la terza cosa è un sito di creazione meme che adesso vi mostrerò. Prima di passare all'esercitazione, qualche attenzione a: i tre livelli di significato sono tutti e tre necessari. Questo esempio ha un corretto significato social, un corretto significato specializzato, quelle due espressioni sono effettivamente equivalenti, ma dal punto di vista strutturale non funziona. Le due scritte, invece di essere posizionate sui due Spider-Man, si trovano nella posizione top text e bottom text, che non è quella adeguata per questo tipo di immagine. Questo secondo esempio invece ha un significato strutturale e un significato specializzato, corretto, il testo nel posto giusto, e significato matematico è anche quello corretto, ma non funziona dal punto di vista social. Questo meme l'ho creato io in un esperimento e confesso che ho scelto questa immagine secondo quello che l'immagine ha fatto venire in mente a me, senza preoccuparmi di andare a controllare se effettivamente il significato social di questa immagine era quello che gli attribuivo. E ho scoperto di aver sbagliato, perché io l'ho interpretato come: sono così tranquillo perché so fare un modellino matematico e per scegliere un nuovo gestore telefonico che posso prendere il tè invece di stare lì a sfogliare tutti i dépliant dei gestori telefonici, e invece il significato, diciamo, condiviso a livello social di questa immagine è: non me ne frega nulla di quello che tu stai dicendo. E quindi nel trasmettere il mio significato specializzato, io sono incappata in un errore sul significato social che ha reso molto più faticoso la trasmissione messaggio. L'unica cosa giusta è il significato specializzato, che vuole far mente locale agli studenti la differenza tra l'inversa algebrica e l'inversa funzionale, ma c'è un errore, sono due errori di base a livello social e a livello strutturale. Questa non è un'immagine memetica, non ha quindi un significato strutturale, un significato social riconosciuti, e quindi se io la faccio vedere a uno studente, perde la sua capacità comunicativa. Gli studenti non hanno, dal punto di vista strutturale, non hanno gli strumenti proprio morfosintattici della lingua per capire dove devono guardare e come devono interpretare l'immagine e il testo sovrapposto. L'altra cosa a cui è bene, da un punto di vista didattico, stare attenti all'importanza dell'effetto puzzle, cioè il meme
Non deve essere totalmente esplicito. Questo esempio a sinistra è stato creato da un insegnante durante un'esercitazione e vedete che di fatto fa la domanda e dà anche la risposta. Dopo aver discusso con l'insegnante è stato rimodificato e riadattato anche di più, se volete, all'immagine di fondo in cui c'è un ragazzino che se la gode perché tu ti stai mettendo in una... in un'impresa impossibile, ma senza esplicitare che l'impresa sia impossibile. Altro esempio in cui l'effetto puzzle è stato, diciamo, parzialmente vanificato, da questo era un meme creato da due insegnanti che volevano lavorare sulle aree, no? Ovviamente stiamo parlando dell'equivalenza dell'area del trapezio, del triangolo, ovviamente, come base, la somma delle basi, eccetera, ma quell'aggiunta di... quell'elemento tratteggiato contiene un suggerimento di fatto su quello che è l'ambito del significato specializzato di questo meme. E quindi l'ideale sarebbe non mettere nulla e lasciare che siano gli studenti a trovare il collegamento. Allora, prima di passare all'attività, vi anticipo quello che saranno i vostri compiti a casa che ho pensato. Potete pensare di creare un meme matematico e inserirlo in una possibile attività, oppure progettare un'attività in cui siano gli studenti a creare i meme matematici. In entrambi i casi è interessante se, oltre a produrre il meme o progettare l'attività, dettagliate, il vostro progetto inserendo il livello scolare, nucleo di riferimento, prerequisiti, nodi concettuali, la metodologia con cui pensate di sviluppare l'attività in cui inserite il meme creato da voi o chiedete agli studenti di creare meme e gli riferimenti alle indicazioni nazionali che diciamo, possono permettere di collocare questa attività. Cosa facciamo? Facciamo un meme, creiamo uno o più meme matematici. Le istruzioni le trovate qua. Qualsiasi argomento matematico va bene. Condividete, commentate, mettete mi piace. Cosa trovate a questo indirizzo? Adesso andiamo a vederlo assieme, ma intanto vi anticipo. Trovate il link per il sito per generare i meme. Il link per le enciclopedie dei meme. Le enciclopedie dei meme ce ne sono due, le più importanti. Nelle enciclopedie si trovano tutte le informazioni sui significati strutturale e social dei meme più famosi. Una cosa a cui però, di cui vi devo avvertire è che in queste enciclopedie i significati non si chiamano significato strutturale e significato social, perché quelli sono dei nomi che abbiamo inventato noi per capirci e capire di cosa stiamo parlando. Quindi, quando apro una pagina di questa enciclopedia, mi trovo davanti una narrazione che può contenere anche delle informazioni che riguardano la nascita di questo meme e l'origine dell'immagine, come ho fatto io nel caso di Spider-Man. Ed è leggendo tra le righe che io devo riuscire a capire qual è il significato social. Allora, a questo punto, se siamo tutti d'accordo e se vi siete scritti questo link, che vi servirà dopo per Direi di ricominciare. lo posso mettere io? Non so se posso Sì, metterlo io. se riesci a copiarlo, mettilo in chat. Allora, vediamo. Lo metto qua. Ok. Allora, intanto vi faccio vedere che cosa c'è nel Padlet al link che avete adesso tutti nella chat. Il Padlet contiene una serie di post che ho già inseriti da me che vi danno la guida su come si fa a creare il nostro meme. Possiamo usare un sito di Meme Generatore. Se clicco qua, mi si apre uno dei più famosi, ce ne sono tantissimi. Gli studenti li conoscono tutti, molto spesso gli studenti hanno anche già
un'app di generazione meme sui loro telefoni. Per cui io di solito consiglio questo per il motivo che vi spiegherò tra poco, perché è possibile inserire delle formule matematiche importandole. Ma altri siti in realtà non c'è alcuna differenza. Allora, quello che trovate qui nell'interfaccia del sito, un'interfaccia semplificata, è una serie di possibili immagini. Vedete la carrellata di possibili immagini memetiche, ne riconoscete qualche una di quelle che vi ho fatto vedere. E se io inserisco in questi due box il testo, come vedete, il testo compare già automaticamente nell'immagine, nel meme a fianco. Se io cambio immagine, vedete che il sistema automaticamente riposiziona il testo e cambia anche il format del carattere. Quindi quello che noi abbiamo chiamato il livello strutturale del meme, che è la posizione del testo, il font, il format del carattere, è di solito fornito automaticamente dal sistema. Facciamo un'altra prova, vedete che in questo modo lui sposta automaticamente. Torniamo al nostro Drake. Vi faccio vedere qualche altra cosa. Il nome della immagine memetica compare qua sopra. Se io cambio immagine, non cambia solo il testo, ma cambia anche quello che compare qua sopra, che è il nome ufficiale che questa immagine ha nel mondo dei meme. Questa immagine è quella che mi permette, questo nome è quello che mi permette, copiandolo e incollandolo, per esempio in Know Your Meme, di andare a cercare, eccolo qua, informazioni su questa immagine memetica. Vedete che le informazioni sono, come vi dicevo, espresse in modo narrativo, non c'è scritto il significato social, è questo, però c'è scritto, sono tutti in inglese purtroppo, c'è qualche cosa che identifica chiaramente quello che è il significato di questa immagine. La stessa cosa succede anche nell'altra enciclopedia dei meme, anche qua se io scrivo fake posting, che è l'altro nome di questo meme, mi compare il meme, un po' di racconti. Questo sito è più compatto ma è meno ricco, per cui può essere che ci siano delle immagini memetiche che trovate su Know Your Meme e non trovate su MemeWiki. Qua su MemeWiki spiega chiaramente che questo meme, e vi fornisce anche degli esempi. Una volta che uno ha scelto l'immagine memetica, può scrivere il testo nelle caselle di testo, e se, come capita a noi, abbiamo voglia, abbiamo bisogno di inserire una formula, purtroppo nessuno di questi sistemi supporta i sistemi di scrittura di formule tipo LaTeX. Io ho provato a scrivere agli sviluppatori di questo sito, ma mi hanno detto che non ci sono abbastanza persone interessate a questo tipo di estensione da dedicare del tempo a programmarla. Però possiamo aggirare l'ostacolo usando questo sistema che mi permette di aggiungere un'immagine. Quindi vuol dire che io devo avere già creato la mia formula in formato immagine e l'ho salvata da qualche parte nel mio computer. Clicco su questo e clicco su Upload Image e a questo punto io ho una formula che ho già creato qua, sta sul mio desktop, la posso inserire e gli dico aggiungila e lui la aggiunge. A questo punto io la posso spostare e la posso ingrandire o rimpicciolire. Voglio per esempio togliere questo testo e al suo posto voglio mettere
la formula, a questo punto lo posso fare. Passaggio successivo, voglio poter salvare e scaricare il mio meme, perché lo voglio inserire in un documento, lo voglio caricare sul Padlet, lo voglio mandare agli studenti. Per fare ciò, il modo migliore è scegliere Private, che mi permetterà di generare un meme scaricabile e quindi generarlo cliccando su Generate. A questo punto lo posso scaricare. Lo salvo sul mio desktop e il meme è stato prodotto. Cosa devo fare? Nell'esercitazione di oggi vi chiedo di condividere i meme che avete creato in questo Padlet. Per farlo è molto semplice, è sufficiente cliccare due volte sul fondo del Padlet, cliccare sulla freccia verso l'alto e andare a prendere il meme che abbiamo su questo. Non è particolarmente bello, poi lo cancellerò. Potete mettere il vostro nome e se volete potete mettere nella riga sotto qualche commento su come pensate di utilizzarlo. E la cosa che poi potete fare è mettere dei like, degli unlike ed eventualmente commentare i lavori degli altri. Poi basta cliccare di nuovo salvare il proprio lavoro. Adesso lo cancello perché è brutto, non lo voglio. Dunque, guardiamo cosa c'è ancora nel Padlet, quindi trovate il link per il sito per generare i meme, i due link delle enciclopedie, le istruzioni su come generare il meme scaricabile, le istruzioni su come aggiungere la formula al meme, le istruzioni su come postare il meme qui sul Padlet e infine il link al sito web che avevo mostrato prima. A questo punto, se possiamo lasciare un po' di spazio per le domande, se volete. Nell'ultima slide che non vi avevo ancora mostrato c'è una bibliografia essenziale di riferimento.